Grazie Presidente. Faccio una dichiarazione in difformità perché non parteciperò alla votazione, quindi non astensione, ma non parteciperò al voto. Naturalmente niente di personale, è stato detto, lo ribadisco anch'io, ma Presidente, questa mozione che stiamo presentando, che è stata presentata e che stiamo discutendo, mi attribuisce opinioni difformi da quelle da me espresse e conseguenti giudizi impropri. Questa mozione dice infatti di riportare quanto da me affermato in aula il 13 febbraio e quanto da me scritto in un post su Facebook. E invece, nel considerato di questa mozione che stiamo discutendo, mi vengono attribuite frasi e considerazioni riportate in modo del tutto infedele, con conclusioni menzognere. Gli estensori di questa mozione, infatti, si sono ben guardati dal riportare le mie esatte parole, preferendo affermare il falso. E cioè che io avrei giustificato le foibe, così è scritto su questa mozione, cosa che non ho mai fatto, né scritto né inteso, perché questa affermazione, oltre che essere una menzogna, tanto perché nessuno ce l'ha con me, è un insulto alla mia intelligenza. Tutta la prima parte del considerato di questa mozione riporta passi che sono frutto di un'operazione di tagli e cuci che semplicemente non fa onore a chi l'ha scritta. Nella mozione infatti è scritto che io avrei affermato che la legge che istituisce il giorno del ricordo è il coronamento del revisionismo e del negazionismo. Ora è evidente che qui non abbiamo soltanto problemi con la storia, ma anche con l'italiano. Perché nel mio posto ho scritto: la legge che istituisce il giorno del ricordo in memoria delle vittime delle foibe si deve al governo Berlusconi, che, coronando gli sforzi del revisionismo e del negazionismo, sdoganava il fascismo. Ora, non è chi non veda che basta una semplice come dire, competenza di interpretazione del testo e quindi di capacità di capire la sintassi italiana per non capire che la relativa che introduce una subordinata che è retta dalla parola governo e non dal giorno del ricordo. E quindi questo passo è quello che in ectodica si definisce un falso. Questa mozione quindi è una significativa testimonianza di come si possa stravolgere la realtà. E siccome in questa mozione mi si invita a riflettere, allora andiamo a leggere cosa dice la legge 92-2004 che istituisce il giorno del ricordo. Essa infatti prevede, e cito, di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe. La tragedia degli italiani, signori, compresa per esempio una certa Brigata Osoppo, dove era il 17enne fratello di Pierpaolo Pasolini di sinistra, che fu ucciso dai titini, quindi di tutti gli italiani e delle vittime delle foibe, italiani anch'essi. Dell'esodo delle loro terre degli strani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra, un esodo che durò dal 1944 alla fine degli anni 50, e della più complessa vicenda del confine orientale, che forse non tutti sanno, che finì con il Trattato di Osimo del 1975. Ora, nella mozione del 18-2, io personalmente non ho trovato traccia dello spirito di questa legge e vi ho trovato invece gravi errori di impostazione e di interpretazione in tutto quello che è stato detto in quest'Aula. Come si scrive la storia, ce lo stanno insegnando persone di alta levatura e spessore proprio in questi giorni, perché ieri sono stati aperti gli archivi di Pio XII. E il capo rabbino ha detto testualmente che il processo di verità non sarà né rapido né semplice, perché la concordia che abbiamo trovato oggi e in cui noi oggi viviamo non giustifica
la copertura e il rinnegamento della storia, perché la storia non si fa né con apologeti a ogni costo né con accusatori inflessibili, ma sono invece necessarie prove per potersi ricredere in base a dati oggettivi che chiunque conosca la storia sa che ancora non sono stati né scandagliati né studiati, e sa benissimo che, come ho detto, la pagina di storia non è ancora stata scritta. E siccome la complessità della storia non si affronta con la leggerezza strumentalizzante, né con la decontestualizzazione, né con la manipolazione dei dati che trovo sulla mozione scritta oggi, io quindi vi dico che non parteciperò a questa votazione, perché questa mozione discriminatoria e offensiva nei miei confronti come cittadina innanzitutto, perché offende e va a ledere la mia libertà di pensiero e di espressione, come storica perché, come ho detto, le affermazioni che mi si attribuiscono insultano prima che la mia professionalità e la mia preparazione, la mia intelligenza, e infine come consigliera capitolina rivendico fino in fondo il mio diritto dovere di esprimere la mia opinione quando è di combattere le opinioni che ritengo a me contrarie, che ritengo sbagliate. E logicamente con la stessa forza io mi batto perché chi propugna delle idee diverse dalle mie possa continuare a farlo, purché quelle idee siano costituzionalmente orientate. Questa mozione quindi la trovo offensiva e indegna, e quindi non le do neanche la considerazione di un mio voto, e mi asterrò pertanto dalla procedura. Grazie.